Ragazzi, eccoci qua, l'avrete letto dal titolo. Oggi andiamo col secondo episodio, challenge con le figurine appunto dei calciatori panini. Vi lascio il primo episodio in alto a destra nelle schede in cui ho trovato anche Petagna, le flessioni eccetera eccetera. È stato comunque un bel episodio, è andato abbastanza bene, non benissimo, ma abbastanza bene. E oggi, signori, andrò a aprire bustine di calciatori panini per 24 ore. Ma occhio, ragazzi, perché in questo video vi farò anche vedere come si registrano questi video di 24 ore, in quanto tempo si registrano, vediamo se riuscite già a capire. Comunque, io vi faccio vedere che sono le 10:38, quanto è, anche vedete per dire qua la mia sveglia, l'ora è quella, e quindi alle 10:38 del 23 dicembre, poi il video voi lo vedrete penso il 24, andiamo ad aprire il primo nostro pacchetto appunto delle figurine dei calciatori panini. Allora, trovo Alfred Duncan, poi Alessandro Deiola del Parma, Ignazio Abate, Milan, poi sta carta qui che non ci interessa, poi trovo tre giocatori dell'Ascoli e poi tre appunto del Foggia. Quindi, signori, ecco appunto il primo pacchetto. Ci vediamo dopo appunto con il secondo pacchetto. Ok, adesso allora chiudo le persiane, così sembra che è sera. Vabbè, adesso lasciamo pure qua. Allora chiudo le persiane. Ok, eccoci qua ragazzi. Allora, adesso sono le. Allora, devo cambiare anche la. Madonna, mi sono dimenticato di cambiare l'ora alla sveglia. Allora, cosa facciamo? Prima erano le 10. Facciamo appunto che sono le 7, 6 di sera. Tanto d'inverno viene buio. Poi tanti 2008 ci credono. Non c'è problema. Ecco, eccoci ragazzi. Allora, sono le 6:20. Vedete la sveglia. E allora andiamo a aprire il secondo pacchetto appunto di questa 24 ore challenge. Allora, secondo pacchetto, ho Stefan De Vrij. Ecco, non benissimo, bene ma non benissimo. Un altro ex ma molto più gradito, appunto Federico Marchetti. Poi Milik, che in questo periodo appunto sta facendo molto bene, la solita carta che non ci interessa. La divisa dell'Udinese, molto belle, sono molto belle queste carte, devo dire. E poi appunto tre appunto della Cremonese. Ok, allora adesso aspetta, mi tolgo la maglia perché sennò vedono che sono sempre con questa maglia. Vabbè, poi queste parti tanto le taglio. Ok, allora togliamo la maglia, però sempre in sta postazione. Io adesso mi faccio finta che sto andando a dormire. Dai, 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 su. Ci mettiamo qui, però qua c'è buio, no? Qua c'è buio. Vabbè, fa niente, stiamo qui, tanto i bambini ci credono. Allora, ragazzi, ciao, ciao, allora, siamo in queste 24 ore e sono appunto, cazzo, l'ora non l'ho cambiata, mamma mia, mi dimentico sempre, non sono abituato a fare questi video. Allora, facciamo che sono tipo le 10:30, io vado a dormire presto, dai, su questo periodo. Allora, ciao ragazzi, allora, sono le 10:30 e io appunto e sto andando a dormire, ma appunto stiamo facendo la 24 ore dei calciatori panini, quindi giustamente mi apro l'ultimo pacchetto della giornata e poi andremo il 24 dicembre, finendo appunto la nostra 24 ore. 24 ore. Abbiamo Yuri Medeiros del Genoa, che mi pare che non stia giocando molto, Paul Lirola del Sassuolo, poi abbiamo Daniel Ciofani, attaccante al Frosinone, che a me piace molto, solita carta. Poi abbiamo tre appunto delle Carpi, giusto? E poi abbiamo gli scudetti molto molto belli del Cosenza e della Cremonese. Ok, allora adesso apro le persiane così faccio finta che sia già il giorno il 24. Allora, veloce. Ok, dai. Ma sì, va bene, qui tipo un pigiama, qualcosa così, dai. Allora, cambiamo l'ora. Anzi, no, teniamo la stessa ora. Sono le 10:30, faccio finta che sono le 10:30 del 24, avete capito, ragazzi? Allora, ragazzi, ciao, sono le 10:30 del 24
dicembre, quindi dobbiamo finire queste 24 ore. Abbiamo gli ultimi due pacchetti, ragazzi, abbiamo spacchettato per 24 ore, tutto vero, ragazzi, questo video è durato 24 ore e mi metto anche il berrettino di Babbo Natale perché siamo al 24, giustamente siamo al 24, ragazzi, e quindi bisogna essere in tema natalizio, sto anche bene questo berrettino. Allora, andiamo ragazzi, per concludere questa 24 ore, ragazzi, tutto vero, avete visto gli orari e il cambiamento di luce, di buio, eh no, giusto? Ok, allora, Vittorio Parigini del Torino. Poi abbiamo Filippo Romagna, che secondo me assomiglia anche un po' a Zaniolo, giusto che assomiglia un po' a Zaniolo, vabbè. Poi abbiamo Bartosz Salomon, solita carta, ok, l'avete capito. Hanno messo, hanno perso una, divisa della Viola, molto bella, ripeto queste carte qui. Abbiamo tre del Perugia, eccoli qui. E ragazzi, concludiamo questa bellissima e verissima e realistica 24 ore con l'ultimo pacchetto. Allora, Salvatore Sirigu, della Lazio nessuno, anche negli scorsi pacchetti nessuno. Vabbè, Alfred Gomis, anche nello scorso video nessuno della Lazio. Poi Alessio Da Cruz, non lo conosco, sto qui, non penso abbia mai giocato, sta carta qui, divisa dalla Riomma. E poi abbiamo Domenico Di Carlo, perché hanno già fatto la carta, diciamo, nuova di Di Carlo. Ecco qua, Domenico Di Carlo, che sta pian piano provando a salvare il Chievo. Allora, ragazzi, spero appunto che questa 24 ore bellissima vi sia piaciuta. Lasciate like, condividete il video, seguitemi su Instagram, il link lo trovate qui sotto. Devo salutare Lorenzo Barberi, me lo sono ricordato in extremis, che è già un po' che me lo chiede. Ti saluto, ciao. E signori, mi raccomando, fate che questi video vadano bene. Ci manca ancora l'ultimo episodio di questa serie, ma se vedo che vanno bene, provo a portarne anche altri. Signori, bella!